Un gremitissimo salone delle Terme Excelsior è stata cornice degli Stati Generali delle Terme. L'appuntamento è stato promosso da Assotel, Confesercenti, Confindustria Toscana Nord, Federalberghi APAM e Confcommercio Pistoia Prato nell'ambito del progetto del Laboratorio Terme di Montecatini. Obiettivo è stato spiegato dalle associazioni: sostenere ed accompagnare il processo di privatizzazione della gestione con la nostra propositiva attività sindacale. Al confronto, al fianco delle categorie, amministratori, istituzioni, i tre candidati sindaco alle prossime elezioni amministrative. L'incontro è stato preceduto dall'assemblea dei soci che ha approvato il bilancio della società Terme, bilancio che si è chiuso con un passivo di 579.000 euro. Chiude il bilancio con una perdita, in quanto sulla base dell'ultimo bilancio che era stato discusso l'ultima volta sono state recepite alcune osservazioni fatte dalla società di revisione e quindi questo ha portato il bilancio a una perdita. Certamente un bilancio che si chiude con una perdita, anche se molto più contenuta rispetto a quella degli anni passati, e fra l'altro con indicatori relativi alla gestione caratteristica che sono in graduale ma inesorabile miglioramento, e questo è comunque un indice che ci dice che le entrate dall'operatività delle terme coprono le spese direttamente connesse. Quello che resta il grande problema della società è il forte indebitamento con tutti gli oneri annessi e connessi, e purtroppo questo è figlio di una scelta operata molti anni fa dalla quale ancora non siamo riusciti a trovare una via d'uscita, anche se è in corso un rapporto, un tavolo con le banche, con i principali creditori delle terme, proprio per raggiungere un accordo, avendo portato in fondo due operazioni importanti come la vendita della Palazzina Regia, la transazione Unipol, che hanno portato cassa e liquidità appunto nella società. Dobbiamo ora fare un accordo con i principali creditori, con tutti i creditori, per individuare una strada che possa mettere anche in sicurezza nuovi investimenti che ci auguriamo possano arrivare. L'importante è farlo il bilancio, poi i numeri delle perdite sono stati fatti anche perché finalmente è stato messo in chiaro è stato fatto un lavoro certosino di mettere in chiaro tutto quello che andava messo in chiaro, quindi non cambia nulla, la strategia si va avanti, chiaro che si va avanti con un progetto che deve essere tale da far aumentare i ricavi e ridurre le perdite, questo è elementare. Io sono sicuro che le terme il loro futuro ce l'hanno comunque.